Ehi la ciurma, io sono Mazzatess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Kaladesh. Mi fa strano dire solo Kaladesh, era da Origins che non c'era una sola parola ma era una frase. Oh, of the Gatewatch, Battle for Zendikar, Shadows over Innistrad, Eldritch Moon, Kaladesh. Vabbè, arrabbeggiante. Questa volta dovrei aver sistemato l'audio, dovrebbe essere buono. Fatemi sapere poi se vi piace così com'è. E tra l'altro ho scoperto, per quello che sono fermo un attimo qua, di due cose che mi ero perso la scorsa volta. Uno, che l'indicatore qua sotto ci dice quante monete mancano ancora da raccogliere per quella campagna, in questo caso 140. E qua sotto c'è una breve descrizione che avevo saltato l'altra volta, in cui dice: il Planeswalker Dovin Ban avverte i guardiani di una minaccia incombente su Kaladesh, il piano natale di Chandran Alar, dove ci eravamo trovati tra l'altro in Origins, quando aveva fatto il macello là nella fiera con i totteri eccetera eccetera. La fiera dell'inventore, una rutilante esibizione di ingegno e dispositivi portentosi, è a rischio. Unisciti a Chandra e Liliana per scoprire chi si nasconde dietro queste nefande macchinazioni. E niente, l'abbiamo letto adesso, ma va bene. Allora, adesso vediamo chi dobbiamo picchiare di brutto. Che succede, Chandra? Sei sempre là a sfasciare tutto? Dopo aver sfondato, ecco, ti pareva, una sezione delle difese della città, Chandra affronta la sua preda. Liliana aveva ragione sulla sua identità. È Tezzeret, il famoso mago del metallo, e Planeswalker. Ma Chandra, a sorpresa, si trova a dover affrontare Dovin Ban e i suoi enormi costrutti. Qui su Kaladesh, Tezzeret è un ospite prestigioso, protetto dal consolato in carica. E perché quindi dobbiamo menarlo di brutto? Cioè, se è ospite, vabbè. Noi intanto meniamo Dovin Ban. Allora, montagna, larve vigorose, quando entrano nel campo di battaglia ottieni due segnalini energia. Questa è una dinamica nuova forse. Questa è una carta di Kaladesh effettivamente. Ogni qualvolta le larve vigorose attaccano puoi pagare due energia. Se lo fai metti un segnalino +1/+1 su di esse. Ok. Flagello sfrontato, rapidità. Infernale di Latnu. Ottieni due segnali energia. All'inizio della tua sottofase iniziale sacrifica l'infernale di Latnu a meno che non paghi due. Oddio, quindi bisogna avere parecchia energia per tenere in piedi tutta sta roba. Pirofenice di Akum, volare rapidità. La pirofenice di Akum attacca ogni turno se può farlo. Rappresaglia furiosa. Scegli due creature o giocatori bersagli. La rappresaglia furiosa infligge due danni ciascuno di essi. Ma mi fa schifo la mano, sinceramente. Allora, ho un po' più di mana. Ho le larve vigorose che possono andare bene. Flagello sfrontato. Di nuovo artista spontaneo. Quando l'artista spontaneo entra nel campo di battaglia ottieni un segnalino energia. Se paghi un segnalino energia, rapidità fino alla fine del turno. Ma come ottengo l'energia a parte giocando creature? Ma questa mi piace abbastanza come mano. Proviamo un attimo a vedere cosa ne esce fuori. È uno stile di gioco particolare che non conoscevo. Vedremo un po' che succede. Allora, giochiamo un'altra volta. Di cosa c'è uscito? Ah, l'infernale di Latno, che tanto non possiamo mantenere perché... Ok, ho due segnalini in energia. Quando attaccano posso potenziarle, ok. Ogni qualvolta un'altra creatura che controlli lascia il campo di battaglia, metti +1/+1 sulla pattuglia del nono ponte. Cosa vuol dire lascia il campo di battaglia, che muore? Si vedrà. Mi sta venendo più mana. Gremlin rovinoso. L'infernale di Latno. Ma cosa? Se non ho due di energia al prossimo turno, lo perdo.
Ma io giocherei questo piuttosto invece. Hanno anche rapidità ottima. E io andrei a attaccare infatti con questi. Tra l'altro ho provato a cambiare l'impostazione su Ultra della grafica. Non mi pare che sia cambiato granché. Però... GG. Sentinella di Janjit. Ok, ottiene due segnali di energia. Al costo di due di energia può tappare o stappare un artefatto o una creatura. Potrebbe rovinarmi un po' di cose. Cos'è questo? Quando entra nel campo di battaglia ottieni 4 segnalini energia. Se ne paghi 2, infligge un danno a una creatura bersaglio. Se ne paghi, oddio quanti sono? 8. Il rinnegato Eterfiam infligge 6 danni a un giocatore bersaglio. Io lo giocherei per l'energia più che altro, perché come potenza non è granché. Sì. Perché comunque prendendo 4 di energia vorrebbe dire poter tenere 3 turni questo qua in piedi. Questa è una buona cosa. Ma io... io ci andrei all'attacco col flagello, sì. Voglio rischiarmela. Immaginavo che bloccassi con tutti e due. Ok, si uppa anche quando muoiono. Buono a sapersi, almeno l'abbiamo scoperto. Forse per quello che lei mi diceva di saltare. Avioplano. Volare, manovrare uno. Ok, ma tanto lui c'era il tizio per manovrarlo, quindi ha un 2-3 con volare. Potenzialmente. E questa cosa non mi piace molto. Allora, io farei che giocare questo. E poi giocherei anche l'infernale di Latino a questo punto. Però potrei anche giocare questo volendo, effettivamente. E sprecarlo però così con quel... no, facciamo così. Io con l'infernale di lato, non vediamo quanto ci vuole. Ah, non avevo considerato le sue, dovrebbe durarci 4 turni, vediamo un po'. Ha rapidità se non altro. Poi attaccherei con l'infernale di sicuro. E le larve? Non so se manovrare si può fare anche così per bloccare. Ci provo. Sto un po' sperimentando. Non pago. Ok, ci può stare. Ok, il primo attacco del nostro infernale è andato a buon segno. Adesso consuma 2 di energie. E ci restano ancora 3 turni per poterlo usare. Se attacco adesso lui probabilmente bloccherà con quella creatura là.
perché così prende 3 punti vita e in più mi blocca i 4 danni. Larve vigorose sì, però mi consumano 2. Io quasi quasi userei il del fiamme del tizio ardente per tirargli giù quello. Sì, farò così. Cribbio! Ok, può essere usato tipo stile istantaneo in qualsiasi momento il veicolo. Sì, vado ad attaccare con questo. E non mi va a bloccare, ci sta, perché tanto lui è una creatura 2-3 con volare adesso. Ma per sempre quello? Pagati. No, ok, adesso non può più usarlo. Però se l'altro mi ha impedito di attaccare con tutto, quello sì. Ok, vediamo se gioca il tottero, cioè l'arco meccanismo, il servo meccanismo. Sì, e in più attiva la bioplana. E mi attacca con la bioplana, ci sta. Mi bloccherà questa, sì, infatti. Vorrà dire che non pago il suo costo il prossimo turno. Posso mantenerle entrambe? 4 e no. Cosa mi dice di fare? Un danno a una creatura bersaglio, ma perché dovrei? Per uccidere il servo meccanismo? Nah. Non mi fa paura quel servo meccanismo. Salto l'attacco, sì. Sto giro però non pago più per l'infernale. Me l'ha disattivato 2 turni prima di quanto avevo prestabilito. Allora, brutta storia, un altro convolare, io non riesco a chiudere la partita di questo punto. 2-4 tra l'altro, è una bella bestia. È una bella bestia. Attiva col il servomeccanismo la bioplano. Ti ha messi malino, eh. Non posso bloccare col Kaiser. Sto giocando un fracco di creature, io non ho niente. Cos'è? 2 danni a una creatura bersaglio. Se ci sono 2 più carte istantanee o stregoneria, infligge invece 3 danni. Non so se uccidergli l'artigiano a braccio lucente, però per a che pro? È un istantaneo, potrei vedere di giocarmelo più avanti, Salto, continua. Adesso mi menerà di brutto con i 2 volanti, perché pagherà un'acqua e renderà volante quello. Probabilmente. No, invece no. Invece no.
Ma scusate, io posso ben andare a... Ah, però se glielo uccido potenzia l'altro. Però no, ci sta, cioè perde un 2-2 per un 2-2. Dire poi se gli avessi seccato quello. L'unica cosa è che devo fare attenzione a non potenziarlo troppo. Niente. Non ho nemmeno 8 di energia per fare 6 danni all'avversario. Non posso neanche andare ad attaccare con le larve vigorose, perché potrei dar loro un +1/+1. Però potrebbe tranquillamente seccarmi col pavone del Ducare e ho sprecato due energie. Avrei potuto, ma no. Se avessi usato questo sul pavone, lui avrebbe difeso con. Ma forse avrebbe difeso con quello, avrebbe avuto un 3-3. Adesso va ad attaccarvi con questo. Non capisco perché non mi attacchi con. Ah, perché se mi attacca col pavone di Ducara, poi non ha niente con cui bloccare. Il pavone di Ducara, effettivamente, gli fa più comodo in difesa per ora. Perché ho comunque ancora un discreto numero di creature. Quell'avioplano mi sta rompendo un po' l'anima. Ah, molto combattuto. E vabbè, adesso mi arriva tutto il mana. Voglio provare ad attaccare con questa. Nel senso che se lui blocca con questa, uso l'istantaneo. E ho l'abilità del rinnegato Eterfiamma. Voglio provare un po' perché devo sbloccare la situa. Perché ha attivato il velivolo? Cioè è bloccato, non può bloccarmi col velivolo. Ops, ho ucciso una luce, vabbè. Ma no, 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 devo bloccare il timer, ma porca di una miseria. Scusa. Però se gli ammazzo la pattuglia del nano ponte. No, faccio che ammazzare questo, vai. Dopo dovrò pensare anche ad uccidere quella. Ok, mana, quindi tu non giocare un'altra creatura. Flox, non giocare a niente, ok. Ma a parte che se deve giocare una creatura, la gioco nel secondo turno principale. Questo velivolo qua mi attacca di nuovo. Gioca, non gioca? No. Non so cosa sia, ma non valeva la pena. Vabbè, ma ho solo mana adesso.
Rapidità vuol dire semplicemente che hanno la summoning sickness. Non lo so, perché se gli indebolisco quello di uno... Posso? Però no, gli toglie un danno, quindi niente. È inutile, perché tanto perderei l'artista spontaneo ugualmente. Quindi buono così, ci sta. Potrei ammazzare il... al costo di 2. Ci sta, dai, sì. Dopo se non ha niente, se non gioca niente sto giro, posso usare quelle larve vigorose e magari potenziarmene. Tanto se non ho un infernale al momento quell'energia mi resta la sprecata. Eeeh, bella storia, mi blocca qua. Ah, mi blocca le larve! Sapevo io, eh. Due creature, ma lui non ha un Kaiser da poter bersagliare. Vado ad attaccare per entrambi. Che ti devo dire? Ma effettivamente forse potevo sacrificare questo per distruggere questo, perché dovrebbe contare come artefatto l'altro, eh? No. Forse no. È un'aura. Ok, si crea due servomeccanismi. Ma io direi che potrei usare questa. Ok, prima di morire si va il piano. Così che mi fa saltare il giro. Salto l'attacco perché altrimenti mi stermina. Questo è un artefatto, potrei ucciderlo sacrificando quello. Però poi infliggerei, non adesso, perché adesso infliggerei soltanto più un danno a turno, non mi va bene. Preferisco andare all'attacco con tutto quello che ho. Lo pone nettamente in vantaggio. Perché non ho nient'altro di altrettanto potente. Sfonda porte, pugno, martello. E ci piace, sì. Allora, io farei... Non ha rapidità, quindi... Però sacrificherei questo per distruggere l'avioplano. Così dopo, se per caso vado ad attaccare con questo e lui è soltanto una creatura, allora, ma porca di una miseria sto cellulare. Continua, scusatemi. Ah!
Se l'altro mi sono evitato un'altra terra. Speriamo. Mi ammazza, non posso rischiare che mi ammazzi. X danni a una creatura bersaglio, in più X danni anche al controllo di quella creatura. Ottimo, io andrei a distruggere. Va, guarda. Questa. Così dovrebbe infliggere anche 8 danni a lui. Sì! Ottimo, tutto quel mana alla fine è servito a qualcosa. Ottimo! Mannaggia che devasto sta carta. L'abbiamo aperto in due. Oh, eravamo messi male, è bastata una carta per risolvere la situazione. Dovin rivela che la presunta minaccia perseguita da lui e dalle forze governative è la leader dei rinnegati che si oppongono al controllo opprimente del consolato, Pian Alar, la madre che Chandra aveva da tempo perduto. Circondata dalle guardie del consiglio, Pia viene arrestata e trascinata via, mentre Chandra osserva impotente e sconvolta. Anche Nissa. Quindi questa sarebbe la madre di Chandra. Beh, effettivamente Chandra e la sua famiglia hanno fatto un bel po' di casini, eh. Su Kaladesh. Boh. Detto questo, sono curioso di sapere come si sbloccherà questa situazione. Vi invito a lasciare un mi piace, come al solito, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e commentare qui sotto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.